stiamo per parlare della terza edizione dello Space Festival, 4 giorni spaziali. Abbiamo il direttore artistico che conosciamo molto bene, diamo il benvenuto a Marco Berri. Ciao, benvenuto Marco. Buongiorno, grazie mille dell'invito. Allora, cosa succederà in questo Space Festival in questi 4 giorni, da oggi fino al 19 maggio? Da oggi siamo già partiti questa mattina fino a domenica pomeriggio, anzi sera, scusa, ho sbagliato. E guarda, la prima cosa più importante di tutte è gratis. Bene, perché che non fa mai male di sti tempi, poi esatto. Soprattutto sai quelle cose che ci, ma chissà, no, è chissà gratis. Quanto costa, quindi diciamolo subito, no, niente, ma il biglietto non c'è, non esiste, è gratis. Quindi adesso incomincio a raccontarvi tutto ciò che mi viene in mente, che succedono in questi 4 giorni, perché è divertentissimo. Certo. Allora, intanto abbiamo 3 astronauti. Uno alle 4, quindi tra 4:30 al Cinema Lux. In una delle sale di Lux c'è Walter Villadei, che è appena tornato dalla Stazione Spaziale Internazionale e fa la sua speech, sua conferenza, più c'è la conferenza di Luca Perry. Wow. E grande divulgatore scientifico, bravo, un amico speciale, eccetera. Di fianco a Fear Food, alla COP sopra, al primo piano, ci sono altri ospiti, presentazioni, conferenze, presentazioni di libri, ce n'è di tutti. Si può provare l'esperienza con l'Oculus della partenza con Neil Armstrong di Apollo 11, oppure l'esperienza di della Stazione Spaziale Internazionale. Cioè praticamente ti metti il casco ti sembra di riviverla quella cosa. Sì, 4 dimensioni, è incredibile. Io ti dico, l'ho provato, e io che soffro di vertigini, la Stazione Spaziale Internazionale, sono uscito con l'Eva, con la maschera, e ho patito l'altezza. Ma pensa, altro che realtà virtuale, è più vera che... Esatto. Bellissimo. Poi sabato e domenica a Lux, in un'altra sala, abbiamo i film. Sabato sera abbiamo Uomini Veri, che nell'84 ha vinto 3 Oscar, e il giorno dopo, domenica pomeriggio, The Martian. Okay. Poi abbiamo 3 astronauti, Walter Villadei. Poi abbiamo sabato pomeriggio a Lux abbiamo Maurizio Kelly. Okay. E domenica pomeriggio a Fear Food abbiamo Roberto Vittori. E poi domani pomeriggio c'è Finardi, Eugenio, che viene a raccontarci come mai gli hanno dedicato un asteroide. Per cui c'è un asteroide. Ma dai, ma sai che non lo sapevo? Bellissimo, vedi quante cose che non sai. Poi c'è l'annullo filatelico. Praticamente è l'unica cosa che costa questa. Ecco. Noi ti regaliamo la cartolina del festival. Sì. Tu arrivi al banchetto delle poste. Sì. Compri per 50 centesimi il francobollo, per cui costa 50 centesimi. Ok. Loro te lo appiccicano la cartolina e te lo annullano, lo timbrano. Che bello. Come se l'avessi ricevuta. Quindi dai, l'unico costo è sostenibile per tutti, direi. Si può fare. 50 centesimi, esatto. Poi siamo al Planetario su Pino Torinese, dove sono già partite gli eventi. Tra 4 giorni di eventi, pomeriggio tardi e sera. E poi c'è all'Aeroclub c'è un momento speciale, perché sono dei laboratori per ragazzi, come al Planetario ovviamente. Certo. E poi c'è un concerto sabato sera, c'è la mostra di modellismo spaziale, ci sono le lezioni di aerodinamica, c'è la visita all'interno dell'Aeroclub. E poi c'è la visita in Altec è un altro momento importante, perché oggi pomeriggio, domani mattina, domani pomeriggio c'è possibilità di fare la visita in Altec, bisogna prenotarsi, non so se è già sold out. Guarda, io sono già sul sito, sono su Space Festival, scritto spacefestival.it, e lì si trova veramente tutto il programma, tutti gli orari e i modi per prenotare. Esatto, è bello. Poi c'è Massimo Roberto dall'America, ci porta una cosa incredibile, guarda. Massimo Roberto è a capo di Webb Telescope, è il telescopio che ha preso il posto di Hubble, che è andato oltre, che è più potente. Ed è, ho visto delle immagini straordinarie, lui ce la faremo sabato. E poi c'è Matteo Cerri da Bologna, è un ricercatore universitario che sta facendo le ricerche sui viaggi interspaziali
e portare le persone in criogenesi, cioè li addormenta praticamente, okay, li congela, sì, e gli permette di fare un viaggio di 3 anni. Mamma mia. Mi fa quasi paura questa cosa. No, no, perché è vero, però è inquietante. E di quei film, sai, in cui vedi, sì, non so, Arnold Schwarzenegger protagonista, quelli che poi lo risvegli. Esattamente quello. È vero. Esattamente quello. Sì. Ma la cosa incredibile, guarda, ti dico, sono 60 ospiti per oltre 100 eventi. Che bello. Tutto in 4 giorni, da oggi fino a domenica. Sì. Marco, io ti ringrazio tantissimo. Grazie. Per... Ma che, grazie a voi. Per questa condivisione non mancheremo, verremo sicuramente. Un piacere grande. Ciao, a presto. Un abbraccio, ciao. GRP.